Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi brevissima guida su Legacy of Rust, o meglio, le novità che ci sono in Legacy of Rust. Siamo al... stanno soffrendo tantissimo. Siamo al penultimo livello del primo capitolo, si chiama The Coiled City, e andiamo a vedere, intanto godiamoci il panorama infernale mentre vi mostro un po' di cose. Allora, intanto non se guardate in basso a sinistra, non ci sarà il plasma, ma sarà sostituito dalla benzina, il carburante. E avremo infatti due armi che utilizzano il carburante. Questa e questa. Queste due sono... Allora, questo è l'inceneritore, che non c'entra niente con i rifiuti, ma è una sorta di lanciafiamme, mentre questa è la lama delle calamità. Allora, andiamo a vedere in pratica la gimmick del fuoco, che è quello che viene più utilizzato in questo titolo, e poi vi spiegherò un attimo che nemici ci sono. Allora, quando il fuoco funziona da danno per secondo, praticamente, creando una sorta di barriera, che ci farà anche del male. Possiamo sfruttare uno dei nostri nuovi amici demoni di questo livello per... Eccolo qua, una bella palla di fuoco, come vedete, rimane ferma per qualche secondo e ogni volta che è lì praticamente non ci potete camminare. E quindi questo è il fuoco che viene sfruttato da questo demone e dalle nostre due nuove armi. L'inceneritore, come vedete qua, fa più o meno la stessa cosa, quindi spara. Queste armi vogliono essere un po' il contrario di quelle che erano al plasma per Doom, no? Mentre il plasma gun era un'arma che funzionava bene da distanza, questa invece funziona bene da vicino, non troppo vicino perché sennò vi abbrustolirete da soli, e fa un sacco di danno per secondo. Questa è abbastanza forte e consuma il giusto. Questa è l'equivalente di questa espansione del BFG. In poche parole, consumando carburante, sparerà una linea di fuoco che potrà essere ingrandita quanto vogliamo noi. Adesso vi faccio vedere dove, come. E praticamente, se il BFG vuole essere un fucile da pompa da vicino sotto steroidi, soprattutto quando colpisce la sfera verde e partono i BFG Tracer, i 40 mi sembra, linee che colpiscono i nemici in automatico, i nemici che stiamo guardando in quel momento, questo invece funziona bene da lontano, creando una linea di fuoco che per l'appunto attraversa tutto quello che trova. Può essere utilizzato quando avete carburante per sparare da lontano, perché il raggio di questa arma non è tantissimo. Tra l'altro, piccola curiosità, questi sono asset riciclati. Questa è un'arma che era nella demo, poi è stato, cioè nelle beta poi è stata scartata, non si sa bene che arma sia neanche. Andiamo a vedere i Devolt. Nelle armi avete questa arma in fondo, oltre a molte altre curiosità. Arma sconosciuta, eccola qua. E questa è utilizzata per l'inceneritore. Mentre l'altra, qua c'è spiegato anche da dove tratta, non mi ricordo. Andiamo a vedere un attimo la lancia, la Calamity Blade. Eccola qua. Ok, quindi andiamo a vedere la Calamity Blade velocemente. Allora, se premiamo velocemente sparerà un colpo così, se teniamo premuto consumerà un sacco, PAM! E sparerà un raggio molto più grande. Ovviamente l'obiettivo è quello di sfruttare appieno questa caratteristica. Ha come svantaggio che non ha la mira in alto. Se noi andiamo a prendere per esempio quei due
simpaticoni là che ci sono nella gabbia, non spareremo in alto, ma dovremo andare a crearci la altezza da soli. Oh là là, che botta! Non ce lo posso fare. Ecco fatto. Magari facciamo un quick save di qua, che è meglio. Un quick save di qua, che è meglio. Questo è un bellissimo livello, anche perché è maledettamente cattivo e ti obbliga praticamente a usare solo taniche di carburante. Quindi ti obbliga a utilizzare le nuove armi per forza. Tanto che cerchiamo di scappare. Parlando dei nemici, possiamo vedere qualcosa dal di Volt, perché alcuni saranno riciclati. La Banshee, per esempio, questo doveva essere un nemico appiccicato al muro che creava Lost Souls. Adesso è diventato una sorta di, a parte la forma che ricorda un po' un attributo genitale femminile, che urla e vi insegue. Questo è praticamente una bomba volante, quindi farà un verso strano e vi inseguirà e cercherà di esplodervi in faccia. Poi che altro possiamo vedere da qua? Possiamo vedere questo, l'anima errante beta, che sostituisce praticamente l'anima errante che era in tutta l'espansione. Questo simpaticamente vi sparerà dei proiettili che fanno, mi sembra, 10 danni ciascuno. Attaccano ovviamente in gruppi numerosi e sono abbastanza fastidiose. Poi, se non sbaglio, tra gli asset riciclati c'è ancora un nemico, anzi un paio di nemici. Torniamo a Legacy of Rust. C'è stato un piccolo problemino. Ok, dicevamo, l'ultimo nemico riciclerà un asset del personaggio, del giocatore. Infatti mi sembra che sia anche una sorta di giocatore multiplayer sotto mentite spoglie. Avrà praticamente un asset. Allora, questo intanto è un Darkthrone con la mitragliatrice, è un altro dei nemici e forse quello con cui hanno fatto meno fatica, diciamo così. È molto fastidioso perché è cuor ghiaccio, però voi potete fargli fare un sacco di infight e vi semplifica un po' la vita. Qua ci sono i vari asset del giocatore, come dicevamo, alcuni dati riciclati per questo soldatino che ha una plasma gun, non ha tantissima salute, ma è molto, molto veloce e molto fastidioso. Quindi questi sono. Mancano ancora come nemici una sorta di Cyber Demon Mini, chiamato Tyrant, e quello che dà il simbolo al gioco, che è quello che stavamo vedendo prima, è il Vassago, che non c'entra niente con la ridente città alle porte di Milano, ma è una sorta di Hell Knight di questa che ci sta tanto con questa espansione. Come vedete, una sorta di demone caprino con la testa ossuta che vi sparerà queste fireball che rimangono e fanno tanto male. Prima volta che le vedrete sarà in gruppo, e questo, per come sono fatte le fireball, vi porterà a fargli fare un sacco di infight, semplicemente. Sono abbastanza coriacei, c'è da dire. Adesso vediamo se riesco a prenderli con la lama delle calamità. Oh, quelli là invece sono gli Shock Trooper. Vediamo se riesco a prenderli con la lama delle calamità. Li abbiamo bruciati, perfetto. Adesso c'è questa simpatica colonna che mi impedisce di sparare il Vassago. Eccolo. Dovremmo averli presi. Non ho visto. Mi sa che sono ancora tutti e due vivi. Peccato, perché di solito questo fa abbastanza male. Aspetta che se sparo contro la colonna.
posso sparo per terra. Non, la situazione non migliora. Dai, vediamo se riesco a sparargli con l'inceneritore dal basso. Non sono immuni al fuoco, come vedete fanno un sacco di danni, ma consumano un sacco di carburante. E la stessa cosa si può fare con gli altri che... Ah no, non c'è lo spazio per andarci. Forse ce n'era qualcuno di Shock Trooper di qua. No, li ho sterminati tutti. Erano lì di sopra, vabbè. Questo è più o meno quanto. Se vi va, vi faccio qualche altro video su Legacy of Rust, fatemelo sapere nei commenti. Il vostro coach vi saluta e vi rimando al prossimo video. Ciao!